Benissimo, allora cominciamo oggi la consueta lezione di pratica applicata comunque chiaramente alla teoria e oggi lavoriamo un attimo sulle giunture. Ok, una cosa interessante da un libro e da un corso che ho riesumato in questi giorni è che noi non prestiamo attenzione alle giunture o le cosiddette joint in inglese. Questo che cosa significa? Significa che soprattutto per gli sportivi, i podisti o le persone che fanno palestra, nel tempo accusano questa disgregazione delle cartilagini. Tu sei un medico, quindi meglio di me puoi sapere questa cosa. Di conseguenza, quando noi facciamo un esercizio, soprattutto un esercizio di flessione o di piegamento, dobbiamo, come sempre, stare attenti ai movimenti che facciamo. Questa è una posizione chiamata del lounge, ok? È una posizione quindi quasi da starter, quindi una posizione che ci permette di proiettarci in avanti. Se noi non manteniamo una giusta angolazione, possiamo rischiare di inficiare con la nostra forza direttamente sul ginocchio. Questo perché? Perché da un punto di vista fisiologico il vettore delle forze crea, se hai studiato un po' di fisica, una risultante. Se noi abbiamo una forza verso il basso, che è la forza gravitazionale, o meglio del nostro corpo sul ginocchio, ed una forza di resistenza del polpaccio, noi abbiamo una risultante che è molto più alta e quindi va a spingere direttamente sul ginocchio. Quindi la risultante di queste forze ci dà una forza vettoriale che va a comprimere la rotula, ma soprattutto le cartilagini. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che se io faccio questo movimento, come vedi, con il ginocchio, con la gamba molto piegata, quindi vuol dire con un'angolazione, come puoi vedere, di 30 gradi o di meno, vedi che chiaramente noi stiamo premendo in maniera molto forte, quasi come se facessimo questo lavoro di pressione sul ginocchio. Quindi la risultante, quindi la forza che si attiva sul ginocchio, è molto pesante. Quindi nella realtà del bodybuilding, per esempio, quando si fa uno squat, lo squat deve essere fatto sempre in questo modo, con una anteroversione del bacino, ok? Quindi coda in fuori, e scendere piano piano fino a portare a 90 gradi, se non addirittura di più, le nostre cosce, le nostre gambe. Questo è fondamentale perché molte volte io vedo anche nello squat, negli esercizi in palestra, fare questa cosa, che è sbagliatissima secondo me. Come ti ho detto, vettorialmente tu stai inficiando sulla rotula e sul ginocchio, sulle cartilagini. Nello yoga, oltre al lounge, che è questo tipo di esercizio, ok, c'è anche Utkatasana, che è la posizione della sedia. Scutere, se faccio uno squat lavoro sulle gambe, se faccio Utkatasana devo lavorare soprattutto nello yoga sulla consapevolezza e, come ti ho sempre insegnato, sulla distribuzione del corpo, ok? Quindi secondo il tuo parere qual è l'elemento fondamentale che ci permette di stabilizzare, ergo distribuire, il nostro corpo? L'addome. E poi il re? Come? Res? Ah, il respiro, certo. Ok, beh, il respiro è il nostro alimentatore, ok? Quindi a questo punto andiamo a fare la prima posizione, che è la posizione del lounge, che poi alla fine è una posizione che può essere espressa in vari movimenti. Quindi dalla posizione classica del lounge possiamo fare Virabhadrasana 2, la posizione del guerriero, possiamo fare Uttita Parsvakonasana, la posizione con l'angolazione dritta, ok? Possiamo fare addirittura Parivritta Parsvakonasana, ok? La posizione ruotata dell'angolo laterale, ok? Possiamo fare un saluto al sole, mettendoci in un tratto, in una sequenza nel saluto al sole,
ok? E eventualmente possiamo addirittura fare, se ci riusciamo, vabbè, ma non è importante, però possiamo fare un equilibrio a gamba piegata, ok? Quindi quello che mi serve adesso capire è sempre andare a vedere se tu comprendi le basi. Quindi la base fondamentale è questa. Oggi lavoriamo sulla stabilizzazione. Quindi mi devi tenere questa posizione e mi devi dire se accusi una pesantezza alla gamba destra o sinistra, dipende quella che è piegata. Se non accusi problemi e sollevando le braccia di nuovo non accusi problemi, vuol dire che stai distribuendo molto bene la posizione e stai distribuendo le forze, ok? Mm-hmm. Allora, cosa ti manca però nella distribuzione? Che è normale, attenzione, non sto dicendo che non è normale. Il respiro, difatti la prima cosa che mi hai detto è l'addome è ok, però l'addome e il corpo viene alimentato nel processo di osmosi dall'ossigeno, quindi dal respiro. Se io in questa posizione non respiro bene, ok, vado o in iperventilazione o in apnea, o mi gira la testa, oppure vado a scaricare e cado, ok? Quindi adesso quello che dobbiamo fare è mantenere la posizione respirando. Questa non è la tecnica Yoga Harmony, questa è una tecnica di pura percezione, quindi direi addirittura Hatha Yoga, ok? L'Hatha Yoga. Fisiologia dell'allungamento. Fusiforme. Organo tendineo del Golgi. Organo tendineo del Golgi. L'organo tendineo del Golgi è collegato alla neuroplasticità. Quindi cosa vuol dire? Che tu in questo momento accusi tensione perché il tuo corpo fisiologicamente non è abituato alla posizione. Allora che cosa fai? Senti uno sforzo. Allora nell'Hatha Yoga che cosa succede? Nell'Hatha Yoga attraverso il respiro, ok, rimani concentrato nella posizione come se tu facessi Dharana, ok? Stai facendo Dharana, quindi sesto stadio dello yoga, quindi stai concentrando il tuo corpo e la tua mente, crei un equilibrio. A un certo punto il tendine del Golgi si collega al tuo tessuto neuronale, il tuo tessuto neuronale dice ok, mi posso rilassare, piano piano la posizione diventa più accomodante, ok? Dimmi se in questo momento stai sentendo una sorta di accomodanza, sì. Lasciami dire. Sì. Bene, bene. Ora rientra e dimmi se rientrando in posizione neutra ti fanno male le gambe. No. Ok, sei un extraterrestre. Diciamo no, che ti dovrebbe. Ci sono stata poco. Diciamo... Ah, ok, ok. Diciamo che comunque ti dovrebbero fare un po' male, ma non del tutto. Una diciamo. Leggera tensione. Leggera tensione. Ok, perfetto. A questo punto andiamo a lavorare in un'altra posizione che è molto importante, che è la posizione della sedia, ok? Io ti faccio fare prima le posizioni base per poi entrare nelle posizioni. Quindi, posizione della sedia, ok? Io la faccio con le braccia parallele. Perché? Perché con le braccia parallele tu riesci a stabilizzare un po' come i ballerini, i danzatori del ghiaccio che utilizzano le braccia attorno a sé per fare questo movimento armonico, le braccia servono a stabilizzare la posizione. Cosa molto importante in questo caso è andare a anterovertere il bacino e mantenere la posizione. Se ti fanno male le gambe,
cerchi assolutamente di stabilizzare l'addome aprendo leggermente il petto e retraendo le scapole e respirando. Se ti fanno male le gambe, risali leggermente su, vai in retroversione come sto facendo io, poi prendi un respirone ed espirando riscendi giù. Ok? Mantieni la posizione e respira profondamente per 3, 2, 1. Piano piano spingi il bacino in avanti, succhia lo stomaco in dentro e risali su, vertebra dopo vertebra. Com'è andata? Bene. Ok. Ora andiamo a fare lo stesso esercizio di lounge, però andando questa volta a portare il piede, nel mio caso sinistro, nel tuo caso destro, dipende come vuoi, a 45 gradi. Perché prima eravamo nella posizione totale del lounge, dove il piede sinistro era, nel mio caso sinistro, a 90 gradi. Girando di 45 gradi tu hai l'opportunità di aprire prima di tutto il bacino, ok? E soprattutto hai l'opportunità di lavorare totalmente con la parte posteriore della tua gamba. Per questo che io faccio fare molte volte, ti ricordi, questo movimento, ok? Vabbè, a gamba tesa, però io preferisco portare il piede a 45 gradi. E lo fanno anche Iyengar nel suo Hatha Yoga, eh? Ok, mi raccomando, 90 gradi l'altro piede, l'altra gamba, e mantieni la posizione e ti respiri. Mantieni la posizione, cerchi di respirare. Oggi lavoriamo molto su il tendine del Golgi. Poi ti spiego perché. Se la gamba ti dà fastidio, a questo punto fai il guerriero vittorioso, quindi scarichi la tensione andando all'indietro con il corpo, per poi ritornare in avanti. Ok, scarica la tensione e ruota di esattamente 180 gradi, in modo da ritrovarti sulla parte opposta. Da qui, quando ti senti pronta, pieghi la gamba opposta e mantieni la posizione. Perché le mani e le braccia vengono messe in questo modo? Perché lo scopo è quello di creare un unico piano, il cosiddetto piano frontale, quindi un unico appoggio del corpo e della parte soprattutto anteriore su un unico piano, che è quello frontale. Le braccia servono a creare il cosiddetto, diciamo, il cosiddetto piano. Vedi, tac. Io rivolgo lo sguardo, nel mio caso al braccio sinistro, e piego la gamba. E mantengo la posizione respirando profondamente per 3, 2 ed 1. Scarico la tensione e vado nel guerriero vittorioso. Inspiro, espiro, piego e ritorno nella posizione.
Mi raccomando, respira se possibile di Ujjayin, cosiddetto respiro di glottide. E piano piano inspira e ritorna. Andiamo ad allietare il nostro corpo andando, come faccio sempre, in posizione centrale e vai a scaricare il corpo in Uttita Paddottanasana. E scarichi. Poi piano piano, vertebra dopo vertebra, ritorni. La testa è l'ultima a salire. Ok, andiamo a fare la stessa posizione, se ci sono domande fermami. Andiamo a fare la stessa posizione, questa volta nel guerriero 1. Quindi, a differenza di questa posizione dove il mio bacino, scusami, il mio petto, il mio torace, l'addome sono spalmati su un angolo, su un piano di tipo frontale, ora andiamo sul piano sagittale e questo è fondamentale per andare a lavorare poi nella posizione della sedia. Quindi manteniamo la posizione piegando la gamba e mantenendo la posizione, rimanendo per 3, mantieni per 2, mantieni ancora per 1 e scarichi ritornando su con la gamba, apri. Esci. E mantieni la posizione. E piano piano risali, scarichi. Ora gira dall'altra parte e andiamo a fare la stessa cosa. Tac. Ruotiamo il nostro bacino sul piano sagittale, il nostro petto è diretto sulla linea della gamba, nel mio caso sinistro, e solleviamo le braccia. Carichi allungando la gamba sinistra o destra, dipende da come sei messa. Mani sui fianchi, apri bene il petto. E poi pieghi la gamba di nuovo sinistra o destra e solleva di nuovo le braccia. Mantieni la posizione, ancora per 3, 2 e 1. Ritorna. Scarichi, ritorni in posizione centrale e porti le mani a terra e scarichi le tensioni. Porti le mani indietro, scarichi le tensioni. E piano piano ritorni, vertebra dopo vertebra, la testa è l'ultima a salire. Ok, stessa cosa la andiamo a fare con un'altra posizione, che è la posizione dell'angolo laterale. Quindi da qui andiamo a piegare la gamba, stabilizziamo, solleviamo questo braccio, lo portiamo a terra
E attenzione, da qui io ti insegno sempre a mettere la mano sul fianco per non andare a portare il peso sul braccio. Io metto soltanto i polpastrelli della mano, nel mio caso destro, e vado a rivolgere lo sguardo in alto. Quindi cosa significa? Significa che se io lasciassi la mano, come vedi, ho un buon equilibrio, una buona stabilizzazione, un buon respiro. Non vado sulla gamba, ma vado sul mio corpo. E respiro. E mantengo il respiro. Mantengo ancora profondamente per 3, 2 ed 1. Allunga leggermente la gamba e come scarico vai a portare la fronte al ginocchio, mento alla gola. Poi piano piano pieghi la gamba di nuovo, appoggi i polpastrelli della mano destra e porti la mano sinistra sul fianco. Rivolgi lo sguardo in alto e mantieni la posizione. Mantieni per 3, 2 ed 1. Scarica mano a terra, mento alla gola, fronte al ginocchio. Piano piano circumnavighi, ti porti in posizione centrale, scarichi le tensioni e vertebra dopo vertebra risali. Stessa cosa sul lato opposto, pieghi la gamba, sei da qui, porti il braccio sinistro in avanti, appoggi, allunghi, apri bene il petto portando la mano, nel mio caso destra, sul fianco. Rivolgi lo sguardo in alto e mantieni la posizione. Mi raccomando, non ci deve essere tensione sulla gamba, eh? Mantieni ancora per 3, 2, 1. Scarichi, porti la mano destra, nel mio caso terra, scarichi le tensioni portando il mento alla gola, la fronte al ginocchio. E poi, quando vuoi, riappoggi di nuovo i polpastrelli, alta. Ritorni in posizione centrale. Pieghi le gambe. La prasarita paddottanasana, piano piano, vertebra dopo vertebra, risali. Apri il petto e scarichi le tensioni con un bel espiro. Ora, un altro elemento è la torsione, o meglio la rotazione. Allora, io di solito questo piegamento lo insegno non già impiegato, o meglio, aiuto il partecipante portando la gamba sinistra, nel mio caso, con il ginocchio sinistro a terra. Da qui gli faccio fare una torsione, quindi lavoro sul piano sagittale, ruoto sul piano trasversale, porto il gomito sinistro al ginocchio destro,
unisco i palmi delle mani e quando sono nella posizione stabilizzo bene il corpo, faccio un bel respiro, punto il piede sinistro e stacco la gamba e il ginocchio, soprattutto sinistro, e mantengo la posizione, stando attento a distribuire il peso perché ci vuole niente a cadere. Questa è una bellissima posizione perché integra l'equilibrio, integra la torsione, integra la resistenza, integra la concentrazione nel respiro. Mantengo ancora per 3, 2 ed 1. Ginocchio sinistro a terra, scarico le tensioni, allungo la gamba destra, mento la gola, fronte al ginocchio. Riprendiamo, di nuovo, sollevo, apro, torsione, gomito, ginocchio, punto il piede sinistro, sollevo, apro. Poi se sei addirittura consapevole, porti la mano e il braccio destro sulla schiena. E mantieni la posizione. Ancora per 3, 2 ed 1. Scarichi di nuovo la tensione e la posizione, portando le mani al tappetino. E piano piano, quando ti senti pronta, punti, posizione centrale, scarichi. E ruoti dall'altra parte, sollevandoti dolcemente con il busto, piegando la gamba, nel mio caso sinistro, portando la gamba e il ginocchio a destra al tappetino, e poi, come abbiamo fatto nel lato opposto, gomito a contatto con il ginocchio. Rivolgo lo sguardo in alto. Punto il piede destro e mi sollevo. Mantengo la posizione. Respiro, respiro, cerco di stabilizzare. Porto eventualmente la mano, il braccio sinistro sulla schiena. Mantengo per 2, mantengo per 1, scarico, appoggio il ginocchio destro al tappetino, allungo la gamba sinistra, porto le mani a terra, mento la gola, fronte al ginocchio sinistro. Rivolgo lo sguardo in avanti, punto di nuovo il piede. O eventualmente prima sollevo il corpo, torsione, gomito destro a contatto con il ginocchio sinistro, punto il piede destro, sollevo la gamba destra, ginocchio sollevato, e ritorno in parivritta Parasvakonasana. Respiro profondamente, ancora per 3, 2 ed 1. Scarico le tensioni, mani a terra, allungo la gamba sinistra, mento la gola, fronte al ginocchio.
inspiro, rivolgo lo sguardo in avanti, ruoto di 90 gradi e mi porto in posizione centrale, scarico le tensioni, mento alla gola, fronte al ginocchio, in prasarita Paddottanasana. Oscillo a destra, a sinistra e piano piano, vertebra dopo vertebra, risalgo. La testa è l'ultima a salire. Se sento dolore alle spalle e al petto, incrocio le mani, apro bene, retroversione del bacino e scarico, sciolgo. Andiamo ora nella posizione della sedia che ti menzionai prima, Utkatasana, ok? Per fare questa posizione è essenziale prendere ancora una volta consapevolezza di quello che abbiamo fatto sul lato. Ora andremo a fare chiaramente su tutti e due i lati la stessa azione di bilanciamento. Quindi piego le gambe, retraggo le scapole, sollevo le braccia in alto, oppure le posso portare al petto, oppure le posso portare parallele. Vedi tu come ti trovi meglio. A volte io mi trovo meglio anche con le mani al petto giunte. Chiaramente cerca di tenere a 90 gradi il tuo corpo, a 90 gradi le tue ginocchia, le tue gambe, di modo, come ti ho detto, di non inficiare sulla posizione e soprattutto sulle ginocchia. Respira e mantieni la posizione. Ancora per 3, ancora per 2, ancora per 1, scarichi, sciogli, allunghi le gambe, mento alla gola, fronte verso le ginocchia, poi pieghi le gambe, rivolgi lo sguardo di nuovo in avanti e scarica di nuovo. Ora, di nuovo, piega le gambe e ritorniamo di nuovo in Utkatasana, nella posizione della sedia. Mantieni di nuovo la posizione, respirando profondamente per 3, 2, ed 1. Scarica, appoggi le mani al tappetino, allungamento alla gola, fronte alle ginocchia tendenzialmente, piega di nuovo le gambe, inspira, rivolgi lo sguardo in avanti ed espira, sciogli. Ritorni piano piano, vertebra dopo vertebra, la testa è l'ultima a salire. Solleva le braccia, incrocia le falangi, punta i piedi e ci allunghiamo un po' per stabilizzare e controbilanciare il nostro corpo. E scarichi. Ultima posizione di scarico, che non è comunque un equilibrio, ma ci fa capire come è importante l'angolazione a 90 gradi, è la posizione di Ustrasana. Quindi portiamo le ginocchia a terra, come sto facendo io, punta i piedi, solleva i talloni. Da qui inspiro, mano destra e mano sinistra i talloni, mai andare troppo piegati indietro con le gambe, dobbiamo mantenere 90 gradi di angolazione e respiriamo nella posizione. Mantieni la posizione, respira profondamente. Mantieni per 3, respira nella posizione per 2,
ed uno. Piano piano appoggi il collo dei piedi e poi leggermente piega le gambe e ti proietti nel bambino, scaricando le tensioni. E piano piano ritorni per andare a fare per la seconda volta la posizione, quindi ti sollevi con la testa all'ultima a salire, punti i piedi, appoggi una mano sul tallone, l'altra pure, e ti apri. Oh, apri nel petto in una bella estensione. Collo dei piedi a terra, piano piano scendi giù e ti proietti nel bambino. Piano piano ritorni nella posizione, pieghi le gambe, o meglio incroci, scusami, le gambe, ti porti in posizione seduta e andiamo con l'ultima posizione di scarico, che è Ananda Balasana, dove andiamo piano piano a scendere giù con il corpo, afferrare la pianta dei piedi e mantenere le gambe, come hai potuto vedere, forse non l'hai visto, nella posizione che ho postato su WhatsApp, che è mantenere le gambe a 90 gradi, perché se le pieghi vai a lavorare sul ginocchio, invece andando a tenere le gambe a 90 gradi apri addirittura il bacino e arrotondi, o meglio scusami, appiattisci la schiena. Oscilli a destra e a sinistra. E poi, quando ti senti pronta, scarichi come abbiamo fatto sempre, porti le ginocchia al petto, fronte alle ginocchia stesse, allunghi la gamba sinistra, porti la gamba destra nel dragon twist e questa è soltanto una posizione di scarico. E lasci andare, ritorna in posizione centrale, scarichi le tensioni. E poi allunghi questa volta la gamba destra e porti la gamba sinistra all'esterno in torsione. Piano ritorni, di nuovo gambe al petto, fronte alle ginocchia, e lasci andare piano piano in shavasana il tuo corpo. Per respironi e inizia a sentire il respiro di pancia e l'espansione del torace. Inizia, in questo caso molto importante, nella fase di scarico, quindi il cosiddetto stato alfa,
uno stato di rilassamento che